Ciao, ciao a tutti, io sono Giulio Xaet, questo cognome un po' bizzarro, sembra un codice fiscale, sono belga in realtà di origine e mi piace parlare di contaminazione tra discipline, settori e saperi lontani. Perché? È perché ho scritto questo libro che si chiama Contaminati, niente a che fare con la pandemia, ma la contaminazione virtuosa tra mondi diversi. Perché mai come oggi, per avere successo nel mondo del lavoro, ma anche nello studio, per riuscire a fare carriera, per riuscire a sviluppare il proprio talento, è necessario, è urgente contaminarsi, cioè avere uno spirito multidisciplinare, interdisciplinare, ed è un po' l'ascesa di quelli che vengono chiamati anche i multipotenziali. Perché è così importante rispetto al passato? Cioè proprio c'è necessità nelle aziende di persone che hanno la capacità di ibridare cose diverse. Il tema principale è che oggi il mondo è dominato dai migliori specialisti e iperspecialisti di sempre, che non sono però degli esseri umani, sono gli algoritmi, soprattutto quelli di deep learning, di intelligenza artificiale avanzata. E gli algoritmi, le cose iperspecializzate, iperspecialistiche in profondità, le fanno molto meglio degli esseri umani. Cos'è che manca oggi nelle aziende? Manca la capacità di unire i puntini di luoghi che sono molto lontani. Tant'è che le scuole che poi oggi, le scuole più che formano le persone, che nel mondo del lavoro vengono più facilmente ricercate, sono scuole che insegnano anche a essere dei multipotenziali. Cito una scuola, ad esempio quella dei finlandesi, andatevela a vedere la scuola finlandese, trovate molte cose su internet, oppure la London Interdisciplinary School, che è una scuola che mette insieme mondo scientifico con il mondo umanistico, fa dei mix molto inaspettati. Ecco, io sono tra l'altro ospite di questo bel format, For Disruptor Only, e se mi devono chiedere ma cos'è per te la disruption, per me è una cosa disruptive, molto scardinante davvero, è scardinare la cultura dell'iperspecializzazione, quindi essere più contaminati che mai. Per questo, beh, l'ho scritto io, quindi ve lo consiglio, perché è brutto che uno che scrive il libro ve lo consiglia, però qualcuno che ho conosciuto mi ha detto l'ho trovato interessante questo libro, contemporaneo. Se volete, Contaminati, connessione tra discipline, sapere e culture, l'altro sottotitolo che mi piaceva di più ma la capitrice me l'ha scartato era La risposta umana all'era dell'algoritmo. Ciao!